I would when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Sono riuscita a prendervi l'alba e vi volevo far sentire com'è rilassante il cinguettio degli uccelli. Ragazze, avevo troppo una ricrescita e quindi vi faccio vedere come schiarisco la mia ricrescita usando il decolorante, quello lì della Nella, e poi uso questo prodotto di Munir che va aggiunto all'interno, una spruzzatina massimo due, serve per proteggere il capello dalla decolorazione. Ho decolorato sulla ricrescita, quindi dopo vediamo come vengono. Se io qua fuori non so veramente come mettermi, perché cioè non sto contro luce, che si vede buio, ma non si vede, cioè mi vedo buia. Spero che in fase di editing si veda meglio. Comunque ho acquistato un toner, perché questo qua che ho fatto ieri non mi è proprio piaciuto, raga, non è abbastanza viola, non è abbastanza forte, e ho acquistato un nuovo toner che mi arriva tra qualche giorno, quindi adesso arrangio così questi capelli fin quando non faccio il prossimo shampoo. Non ho fatto la mia tecnica delle trecce, non ho usato la mia piastra delle onde che uso adesso quasi sempre, perché dopo devo fare delle cose per Instagram e quindi sono diventata scura, e quindi praticamente andrò a lisciare il capello. Ah, poi oggi ho anche un incontro con i ragazzi per l'ausilio per la nuova sedia. Dovrò scegliere la nuova carrozzina finalmente. Questa, dopo tanto tempo, l'ho praticamente distrutta. Proprio idonea anche per entrare in auto, perché vorrei fare più avanti, appena avrò le possibilità, vorrei acquistarmi una macchina che posso entrare con io sopra la carrozzina, tipo furgone, non so spiegarvi, quelle macchine che si usano appunto per le persone che stanno in carrozzina, perché adesso uso l'auto normale, mi siedo nell'auto normale, però smontarla e montarla ogni volta, questa è una sedia elettrica e ha un peso, ragazze, mio marito ogni volta si fa veramente un bagno di sudore. Non è la solita carrozzina manuale che non pesa nulla, questa pesa, ed ogni volta smontarla e montarla è un casino, anche se lui lo fa in 2 minuti di orologio. E mi faranno vedere appunto da catalogo, sceglierò la sedia, che è come quando praticamente tu vai a comprarti una macchina, quindi devi scegliere bene. È quasi la stessa cosa. Adesso andiamo a cucinare. Andiamo a tostare il riso, che ci servirà per i peperoni imbottiti con il riso fatto con le verdure. Adesso vi faccio vedere tutti gli ingredienti che ho usato e poi il risultato finale, raga, buonissimo. Mi raccomando, smollentate prima i peperoni e poi così se li spellate è meglio ancora, risultano più digeribili. Perché poi il tutto andrà messo in forno, quindi il riso avrà una doppia cottura, prima in padella, poi dopo andiamo a fare appunto il peperone ripieno e lo andiamo a mettere nel forno, dove ci starà per circa 20-30 minuti, dipende dal vostro forno. E poi, ragazze, non poteva non mancare l'avocado toast, che è il nostro preferito dell'estate. E così qua, ragazzi, allora tutto ok, ho scelto la carrozzina,
è andato via una mezz'oretta fa. Io nel frattempo ho subito dovuto registrare un lavoro, una collaborazione per Instagram. Abbiamo fatto proprio un salto temporale in realtà. Comunque la tinta ha retto tutto quel poco che abbiamo mangiato. Ho bevuto tantissimo, dopo mi vado a fare anche l'ennesimo gelato. E questa tecnica di fare l'effetto labbra più grandi, labbra filler, è veramente riuscita, nel senso che non è brutta da vedere né in videocamera, ma nemmeno da vicino, dal vivo. A volte ci sono delle tecniche che sono molto belle. Per quando fai una foto, no? Però da vicino diventa quel trucco che si vede che è pesante, che è brutto. Invece questo è proprio bellissimo. Forse perché non ho esagerato troppo con questa tecnica di ingrandire le labbra, perché poi secondo me se esageri tantissimo poi dal vivo risulta brutto, stile pagliaccio, e non mi piace. Invece così è proprio bello, bello, bello. Andiamo a fare una corsa velocissima al Dego, al supermercato, perché mi mancano veramente due tre cose, tra cui i gelati, e quindi non possono mancare in casa nostra. Dobbiamo andare assolutamente. Io mi vado a struccare. Non lo so, siete interessati a vedere come mi strucco di solito? Fatemi sapere se siete interessati a vedere i prodotti che uso, non so, per lo struccaggio, prodotti che uso per la skincare, per il make-up, non lo so, fatemi sapere. Perché io queste cose qui le faccio più su Instagram, però molte mi avete detto che non avete Instagram, e quindi se vi fa piacere farò proprio mi preparo con voi qualche night routine, anche dove potete vedere tutta la famiglia come ci organizziamo. Quindi tra 2 giorni mi arriverà il toner e io farò i capelli. Se volete lo facciamo insieme, fatemi sapere se volete vedere appunto l'applicazione del toner e soprattutto come si miscela un toner che è diverso dalle tinte. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di sostenerci e lasciarci un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun vlog. Un bacio al prossimo video.